Le mie figlie mi chiedono spesso di preparare la focaccia. A loro piace molto e io ho trovato un modo per renderla morbidissima. Volete sapere quale? Ci pensa Natalia. Prima di occuparvi dell'impasto, lessate una patata di circa 200 grammi, oppure fate come me. Usate 40 g di fiocchi di patate e li idratate in 160 g di acqua calda. Mettete la farina in una ciotola. Aggiungete il composto di patate. Questo è il trucco per rendere la focaccia morbidissima. Unite il lievito, il latte. L'olio. E il sale. Iniziate a lavorare l'impasto aggiungendo l'acqua un po' alla volta fino ad ottenere un composto morbido, liscio ed elastico. Coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare in un luogo riparato da luci e aria fino a quando raddoppia di volume. Ora che l'impasto è pronto, stendetelo su una teglia precedentemente unta e lasciate riposare per altri 30 minuti. Trascorsa mezz'ora, aggiungete le olive e un filo d'olio. Poi cuocete in forno statico a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Ecco la mia focaccia appena sfornata. È morbidissima e gustosa. Fatela anche voi. Ciao! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube. Se vi piace stare in mia compagnia, seguitemi anche su Facebook, Instagram e sul mio blog.